Ricordare è un dovere, non solo nel giorno della memoria. È il monito del prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, che per sottolineare la portata storica dell'anniversario dell'ingresso delle truppe sovietiche nel campo di concentramento di Auschwitz, ha consegnato le 5 medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti. Dietro ognuno di loro una storia come quella di Serafino Marmugi, che per pudore aveva nascosto le angherie subite. La famiglia ha scoperto tutto, ritrovando alcuni appunti. Fogli, appunti o magari ricordi che loro hanno nascosto a noi, perché sono tornati con un grande riserbo per la violenza che hanno subito e le angherie, e non hanno voluto raccontare a noi figli. Quindi siamo rimasti all'oscuro di tante cose finché non hanno cominciato questi studi. Anche il libro di Alessandro Natta, che è uscito nel 54, non hanno voluto pubblicare, dopo è stato pubblicato, ed è per noi sempre una grande commozione parlare di questo. Abbiamo come istituzioni e credo come società civile il compito di non solo di tramandare la memoria nelle giornate che le onorano, ma di tramandare con fatti concreti e con credibilità assoluta dei valori che nascono da quei sacrifici.